esperti al tavolo. Direi che cominciamo. Buonasera a tutti, scusate il leggero ritardo legato a esigenze di coordinamento degli interventi delle persone che trovate in scaletta. Lo dico perché lo dico, sono il sindaco di Cento per chi non lo sapesse, visto che in questa sede un po' tecnica, con penso molti professionisti dell'area urbanistica, non sono così domestico, anche se in realtà tra le mie deleghe c'è anche questa. Oggi apriamo un percorso, ed è un percorso che io credo sinceramente sia per molti versi nuovo per il nostro comune, nel senso che, lo vedete nella locandina, parliamo di percorso partecipato verso il nuovo PSC. Parto rubando una battuta, ma non citando la fonte. Un professionista centese, scherzando, mi diceva: ma è possibile che questo PSC sia diventato il piano segreto comunale? Perché mentre prendeva forma si aveva la percezione che la diffusione della consapevolezza di questo strumento fosse abbastanza scarsa. Ecco, noi vorremmo farlo ritornare strutturale e possibilmente anche abbastanza strategico, quindi cambiare l'espressione di questa S nella sigla. E vorremmo fare questo in una logica di concertazione e condivisione territoriale che parte innanzitutto da questa sera, perché oggi andremo a definire il metodo. Voglio dunque sgombrare il campo da un possibile equivoco: non proietteremo il nuovo PSC questa sera e nemmeno vi diremo come sarà fatto, perché non esiste un nuovo PSC, esiste un percorso urbanistico che definisce in maniera direi chiara, e lo faranno molto meglio di me i relatori che si succederanno in questa serata, qual è il cammino che ci attendiamo e qual è l'orizzonte temporale di riferimento in cui pensiamo di compiere questo percorso. Lo faremo con la consapevolezza che ci sono da correggere alcuni elementi del piano, in particolare legato al suo dimensionamento, forse eccessivo, introducendo garanzie di contenimento del consumo del territorio, ma integrando anche il piano conoscitivo che sta a monte della pianificazione urbanistica che avete conosciuto durante la sua adozione, con alcune analisi importanti che verranno compiute, in parte sono già in fase di inizio comunque di avanzamento, da parte dei professionisti che dopo di me si accenderanno al microfono. In particolare ragioneremo di un piano della mobilità e del traffico, di un'analisi dei servizi e dei fabbisogni in termini di servizi, in modo da arrivare a stratificare, uso questa immagine, sopra il PSC adottato, questi nuovi livelli di conoscenza che a caduta consentono di limitarne, indirizzarne e misurarne le dimensioni e la portata. Voi sentirete dall'ingegnere Piacquadio, che è qui alla mia destra, che è il nuovo, sempre meno nuovo, è già abbastanza usato, perché in questa sua permanenza la quantità di lavoro che sta svolgendo è significativa, il dirigente dell'area tecnica del Comune di Cento. Sentirete che è l'intendimento di questa amministrazione comunale mettere mano in maniera organica al piano strategico e al piano strutturale comunale, partendo da quello adottato, percependo o analizzando le osservazioni dei privati e della provincia, introducendo degli elementi di correzione legati alla visione dell'attuale amministrazione comunale, quindi elementi di correzione che sono oggi figli delle critiche che la loro opposizione di centro-sinistra muoveva al piano mentre veniva adottato, e parallelamente metteremo mano a RUE e cominceremo a lavorare sul primo POC. Io oggi, facendo le prove, perché da urbanista ho molto da imparare, ci sentirete anche in queste poche parole di intervento, però facendo un po' le prove, cioè chiedevo ad esempio a Dio se una immagine che mi sono figurato regge alla verifica
di un tecnico, e secondo me, un po' anche validato in questo, ma mi prendo tutta la responsabilità qualora fosse molto impropria, regge abbastanza. Allora io dico, proviamo a immaginare il PSC come uno di quei disegni che si trovano sulla settimana enigmistica o su altre riviste del genere, dove ci sono tutte le formine con i numerini e ogni numero corrisponde un colore per poter poi far venire fuori il disegno. Questo è il piano strutturale, cioè definisce quale sarà il disegno una volta che avrà il proprio completamento. Poi esiste il RUE, che è il regolamento, che non è altro che la tavolozza dei colori, cioè va a stabilire quali sono le gradazioni di colori con le quali andremo a colorare questo disegno, ma è solo il POC, quindi il piano operativo comunale, che dice a quali numeri andremo a colorare di volta in volta, proporzionalmente e corrispondentemente all'esigenza e al fabbisogno di un territorio. Quindi tutto questo per dire che va un po' sfatata una convinzione che soprattutto a livello di popolazione non tecnica è abbastanza radicata, cioè che avere terreni nel PSC sia assolutamente analogo a quello che era col vecchio strumento avere terreni nel PRG. Non tutto ciò che è previsto nel PSC potrà mai potenzialmente trovare realizzazione, solamente di POC in POC, piano operativo comunale, si andrà a decidere quali porzioni di questo grande mosaico si andranno a disegnare. E questo, permettetemi di dirlo, è anche un elemento che dovrebbe dare a tutti noi un certo margine di sollievo, perché ad oggi il PSC è oggettivamente sovrabbondante rispetto a quelli che sono i bisogni di oggi, quindi è normale che in qualche misura si disegni un abito in crescere, ma con l'idea di andarlo poi a riempire solo proporzionalmente. La mia convinzione personale è che sia stato disegnato un abito un po' troppo abbondante, e quindi i nuovi strumenti che immaginiamo, io li leggo sempre per andare di metafora in metafora, come qualche cintura e un po' di spalline che servono per contenerne un po' la forma. L'altra cosa importante che andremo a dire oggi, già la dirò tra 10 secondi, e a spiegare meglio negli interventi che seguiranno, è che è intenzione di questa amministrazione comunale mettere mano a una ultima variante al piano regolatore precedente, che sia figlia di quelle manifestazioni di interesse, già articolo 18, che sono arrivate in via prevalente ma non esclusiva, che sia omogenea e anticipatrice delle filosofie di quello che sarà poi il futuro POC, e quindi coerente rispetto al disegno complessivo del PSC. Questo ci consente di dare innanzitutto una risposta tempestiva a quelle che sono situazioni che da troppo tempo vengono rimandate in attesa di un piano strutturale che è in definizione oramai da quasi 10 anni. E in questo modo riusciremo a mettere in sicurezza determinate situazioni, prevenire e arginare alcune potenziali aree di degrado, imprimere qualche elemento di positività anche da un punto di vista economico ed occupazionale, e soprattutto dare alcune risposte anche in termini di sicurezza e salvaguardia del territorio, anche nella logica appunto della prevenzione degli allagamenti e quant'altro. Cioè, con alcuni parametri abbastanza chiari, precisi e trasparenti, ci andrà a stabilire per quali tipi di interventi verrà prevista una specifica variante al piano regolatore. Questa variante avrà dei tempi abbastanza rapidi, che si incroceranno, sovrapporranno con il lavoro invece di rimessa a punto dello strumento urbanistico che caratterizzerà invece l'accento del prossimo futuro, ma questa variante al PRG sarà già coerente con quello che sarà il PRG che poi andremo a riadottare, perché le quantità e la qualità delle modifiche è tale da renderne opportuna una riadozione, peraltro già richiamata e richiesta dalle osservazioni della provincia, e poi successivamente ad approvare, non prima però di aver parallelamente messo a mano al RUE, cioè il regolamento, e cominciato la definizione dei primi POC. Quindi è un percorso in cui paradossalmente, per andare più veloci, dobbiamo partire cominciando a fare un passo indietro. Facciamo un passo indietro per ripartire in maniera coordinata tra PSC, RUE e POC. Il principale, io lo chiamo errore, ma non voglio dare una valenza politica a questa mia affermazione. Diciamo, la cosa che ho meno condiviso, al di là dei contenuti, mi viene da dire persino più che ad un'analisi di contenuti,
del percorso intrapreso precedentemente sul PSC è appunto il fatto che si sia mandato avanti quasi in solitaria l'iter del PSC, tenendo un po' troppo fermo Pirlo, che non è nemmeno cominciato e non iniziando a ragionare di POC. Il rischio che proseguendo in questo percorso correrebbe il nostro territorio di trovarci con un piano non più solo adottato ma addirittura approvato, che porterebbe al blocco complessivo, perché in assenza di regolamento e di POC il regime di salvaguardia sarebbe talmente stringente che a questo punto non sarebbe davvero più possibile nemmeno anticipare quegli interventi che riteniamo urgenti e non più differibili. Torno al tema del metodo e del confronto per dire che oggi abbiamo fatto una scelta abbastanza nuova per certo e abbastanza folle anche vista dal punto di vista di un amministratore, cioè la serata di oggi va in streaming, la registriamo, la mettiamo sul sito del comune, tra l'altro grazie al nostro ufficio comunicazione che continua a dimostrare di non guardare molto all'orologio, sono qui in massa per far funzionare questa cosa, però dicevo un po' irresponsabile da parte di un amministratore, perché proprio perché stiamo andando a definire il percorso, buon senso direbbe di non registrarlo e metterlo lì a futura memoria, perché se per caso sbagliamo qualche passaggio e ci stacchiamo un po' dal percorso che abbiamo tracciato, beh, non potremo dire, come diceva magari qualcuno, che non l'ho mai detto e sono stato frainteso. Cioè c'è un documento filmato dove si vede bene che sono io a sedere accanto di questi signori che ci aiuteranno in questo percorso. Però crediamo che sia necessario dare proprio un segnale di serietà anche da questo punto di vista, e forse deludendo qualcuno che magari si aspetti di vedere qualche cartina in più di quelle che vedrà, cioè zero, oggi dedichiamo una serata alle regole e ai percorsi di partecipazione. Colgo anche l'occasione per dire, come trovate sul volantino, la cartografia interattiva del GSC è disponibile online sul sito del Comune di Cento. Voi direte, dov'è la novità di questo fatto? Il PSC c'era già sul sito del Comune. Sì, in qualche misura è vero, ma stiamo parlando di una piccola rivoluzione copernicana del modo di conoscere e di leggere le tavole del PSC, perché quella che trovate sul sito è una cartografia su piattaforma, la dico così per chi un po' si intende di informatica, assimilabile a Google Earth o comunque al mondo Google in generale, quindi assolutamente veloce, molto diversa dal vecchio sistema che presupponeva o di scaricare i file professionali dei programmi tipo CAD oppure dei PDF in formato uni a zero, quindi di difficilissima gestione. In questo modo invece è possibile, aggiungendo o togliendo dei flag, decidere cosa visualizzare, cosa non visualizzare, zoomare, personalizzare l'area di stampa e quindi poter andare a guardare ogni singolo dettaglio con una precisione e con una facilità assolutamente nuove. E questo percorso ci accompagnerà nel nostro cammino che oggi comincia. Vedo che Leonardo Busi qui davanti dice di sì, quindi vuol dire che è vero, ci accompagnerà, perché lo dovrà fare lui, quindi non è un dettaglio marginale il fatto che sia convinto, no, ci accompagnerà e quindi riusciremo tutti assieme a poter interagire sulla base di una cartografia condivisa e di facile consultazione anche, non solo per il professionista che comunque poteva interagire anche utilizzando i file di AutoCAD, ma anche per il largo pubblico e per i cittadini tutti. L'ultimo tassello su cui mi trattengo ancora pochissimo prima di passare la parola ai relatori che riempiranno un po' di contenuti in questa scatola che sto cercando di definire è per spiegare perché, forse avete letto sui giornali, questa amministrazione comunale ha deciso di impegnare una cifra significativa per integrare la parte di studio e di analisi propedeutica al PSC. Abbiamo deciso innanzitutto di dotarci di un nuovo piano traffico e mobilità, perché siamo convinti che quello attuale è una parola impropria, datato 1990, abbia bisogno di essere completamente ripensato, non perché fosse mal strutturato, ma perché 20 anni per una città sono una quantità di tempo assolutamente importante, che mal si concilia con uno strumento di pianificazione della
Trump, lo ricordate, basta pensare a come siamo cambiati noi in 20 anni, è aumentato il numero delle macchine per famiglia, è aumentato il tipo di vita, cioè, si è modificato il tessuto produttivo, si è modificata la città, siamo cresciuti di alcune migliaia di abitanti, è cambiato il nostro stesso rapporto col trasporto e col concetto stesso di trasporto, ed è dunque 20 anni fa le piste ciclabili erano considerate quasi una cosa inutile perché la bicicletta era uno strumento normale con cui si girava sulle strade normali. Oggi è cambiato il concetto della mobilità, la mobilità ciclopedonale, insomma, poi sono cose che voi vivete appena vi spostate fuori da Cento, sarebbe carino che un giorno abbastanza vicino cominciassimo a viverle anche rimanendo a Cento. Quindi abbiamo deciso di affidarci a un professionista per essere guidati in questo percorso, con la consapevolezza che come amministrazione dovremmo anche un po' guidarlo nel suo cammino, perché è vero che l'ingegnere che ci affiancherà di queste cose ne ha fatte tante e i luoghi dove i risultati sono lì a testimoniare la qualità del suo lavoro, però è altrettanto vero che siamo noi amministratori, noi comunità che conosciamo i fabbisogni di questo territorio. Allo stesso modo, e lo dico con soddisfazione, potremmo contare su una collaborazione con l'Università di Bologna per l'analisi dei fabbisogni e dei servizi. L'analisi dei servizi e dei fabbisogni è, direi, l'ABC per chi pianifica la crescita di una città, perché se dobbiamo costruire una città dobbiamo costruirla sulla base delle cose che ci aspettiamo di trovare nella città di dopodomani, quindi quanti parchi e dove, quanto verde e dove, quante piste ciclabili e come sviluppate sul territorio, ma anche quanti e quali parcheggi, dove provvedere a parcheggi scambiatori eventualmente per un interscambio tra bicicletta o mezzi pubblici e macchina, ma anche quale rete fognaria, quali tipi di collettori per le acque pluviali. E potrei andare avanti molto, ma siccome gli esempi che sapevo a memoria li ho finiti, li farà meglio il professor Gulli quando interverrà. Tutto questo per dire che la cosa di cui sono più soddisfatto per ora, anche se ovviamente è un impegno grosso che ci impegnerà per i prossimi mesi nella definizione dei percorsi e per i prossimi anni, anche se spero non tantissimi, per la finalizzazione dell'iter, è un modo di riscrivere la città che oggi conosciamo, cercando di enfatizzarne i tanti punti di forza e di correggerne gli elementi di criticità e di debolezza. È sicuramente la sfida delle sfide per un'amministrazione comunale. Mi verrebbe da dire che noi ci troviamo nella particolare situazione di essere un'amministrazione comunale che si trova a dover gestire il PSC, poi non lo dico perché le ultime 5 si sono tutte trovate nella stessa situazione, nel senso che di PSC parliamo da quando io ero un bambino, però contiamo di essere l'amministrazione comunale che con la complicità e la collaborazione della squadra di tecnici che tra poco conoscerete lo porterà in porto questo strumento. Non la farei ancora più lunga di così, quindi passo la parola all'ingegner Piacquadio, responsabile tecnico dell'amministrazione comunale di Cento, per cominciare a riempire di contenuti questo tema sicuramente importante e impegnativo. Grazie. Grazie, sì. Innanzitutto buonasera a tutti. Sono Carlo Piacquadio, sono il dirigente del settore lavori pubblici e assetto del territorio del Comune di Cento, come diceva il sindaco, da un paio di mesi. E tra i compiti che mi è stato assegnato, che mi sono stati assegnati da questa amministrazione, uno dei, come dire, più urgenti e più ambiziosi è quello di portare a termine il piano strutturale comunale del Comune di Cento, già adottato dalla precedente amministrazione. Si sente? Il mio compito, dicevo, è quello di portare a termine un lavoro già avviato dalla precedente amministrazione con l'adozione del piano strutturale comunale, che ha visto già l'espressione da parte della provincia di Ferrara di una serie di disempe, nonché l'espressione da parte di tanti soggetti privati interessati evidentemente al procedimento di osservazione. Quindi un processo in corso che, come tutti i processi in corso, comporta una certa quantità di sforzi in termini di analisi che non possono essere che analisi critiche del lavoro svolto. Quindi chi arriva con un cavallo in corsa a dover capire qual è
il lavoro di integrazione, di implementazione, di completamento che quel lavoro già avviato necessita, è evidente che si pone con un atteggiamento assolutamente critico nei confronti di quel lavoro stesso. L'obiettivo sarebbe quello di portare a termine nel corso di non più di un biennio, 2012-2013, il piano già adottato. L'obiettivo però, come il sindaco ha poco fa anticipato, è anche quello di lavorare sulla formazione di una variante al piano regolatore generale che anticipi di fatto una serie di obiettivi, quelli che evidentemente l'amministrazione riterrà più urgenti, più interessanti dal punto di vista dell'interesse pubblico, e che possono avere quel requisito di coerenza che è indispensabile in un momento come questo di, chiamiamola, semi-salvaguardia. Il sindaco giustamente faceva accenno a questo tema, uno strumento urbanistico che subentra ad un altro strumento urbanistico crea questo interregno, la salvaguardia. La salvaguardia però necessita di una caratteristica fondamentale, indispensabile, la sovrapponibilità perfetta dei due strumenti per poter capire sulla base di un'istruttoria se un determinato intervento edilizio è conforme sia all'uno che all'altro strumento oppure a quale dei due strumenti non è conforme. Nel caso del passaggio tra il piano regolatore generale e il piano strutturale comunale questo tipo di sovrapposizione non è così facile da perfezionare. Sarebbero necessari tutti gli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 20, quindi non solo il PCC ma anche il RUE, il regolamento urbanistico edilizio e il piano operativo comunale, per poter creare un'assoluta e perfetta sovrapponibilità di effetti giuridici del PRG rispetto a quelli dei nuovi strumenti urbanistici. Solo il piano strutturale comunale non è in grado di garantire questo tipo di verifica. Quindi quando si parla di varianti specifiche al piano regolatore che devono comunque essere rispettosi del piano strutturale comunale adottato, è più corretto parlare di coerenza con questo piano piuttosto che di conformità. L'ambizione qual è? Quella di portare i due processi in parallelo, quindi provare a lavorare su entrambi questi progetti, l'approvazione del PSC e l'approvazione della variante specifica del PRG, in parallelo piuttosto che in serie. Il sindaco giustamente prima parlava di una serata dedicata alle regole, quindi noi non abbiamo assolutamente l'ambizione questa sera di voler già anticipare i contenuti né dell'uno né dell'altro strumento, né della variante specifica al PRG né della revisione al piano strutturale comunale, perché di revisione si tratta. Vorremmo però cercare di chiarire nel modo più diretto possibile qual è il percorso che ci accingiamo ad avviare sia nell'uno che nell'altro processo. Rispetto all'esigenza centese, che evidentemente non è solo un'esigenza del Comune di Cento, viene incontro una norma introdotta di recente da una legge regionale, la 6 del 2009, che proprio in materia di disposizioni transitorie e finali, cioè quelle disposizioni che valgono nel periodo di passaggio tra lo strumento piano regolatore e lo strumento piano strutturale comunale, POC e RUE, introduce una norma che consente in via del tutto eccezionale e straordinaria l'approvazione di un'ultima variante specifica al PRG con i contenuti delle varianti generali al piano regolatore. Mi spiego meglio. Quando venne approvata la legge regionale 20, in buona sostanza fu dato un periodo molto limitato di tempo ai comuni, 3 anni per alcuni, 5 per altri, per approvare delle varianti al piano regolatore. Scaduto questo periodo, che è scaduto evidentemente già da qualche anno, i comuni non avrebbero più potuto apportare modifiche sostanziali allo strumento vigente per incentivare evidentemente la formazione dello strumento nuovo del PSC. Erano consentite solo una serie di varianti, le varianti cosiddette minori, quelle semplificate, che hanno determinati vincoli e determinati limiti. In particolare non possono occuparsi queste varianti della disciplina particolareggiata del centro storico,
non possono aggiungere nuove previsioni di tipo residenziale o produttivo per più di una determinata percentuale, quindi c'è una sorta di limite quantitativo alle aggiunte di previsioni in termini di nuove espansioni residenziali e produttive e un'altra serie di limiti. Questa norma che è stata introdotta nel 2009, in buona sostanza che cosa fa? Consente un'ultima variante, una tantum. La norma dice che nel corso dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla presente legge, legge PSC 2 e POC, i comuni possono predisporre un'unica variante specifica al PRG che presenti carattere di urgenza per comprovate ragioni di interesse pubblico e che risulti conforme al documento preliminare, ai piani subordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. La variante viene esaminata da una conferenza di pianificazione che è la stessa conferenza di pianificazione che si esprime in merito al documento preliminare, al quadro conoscitivo finalizzato al PSC. Essa può essere adottata e approvata ai sensi di questo articolo 14 della vecchia legge 4778, che è appunto quell'articolo che sembrava ormai non più utilizzabile dal 2005 in avanti. Ci tengo a rimarcare questi requisiti indispensabili che la legge individua all'interno di questo articolo 41,4 bis. Carattere di urgenza, comprovate ragioni di interesse pubblico e conformità al documento preliminare. Ora, il documento preliminare è uno dei documenti propedeutici alla formazione del piano strutturale comunale di cui il comune dicendo si è già dotato in passato, perché è documento indispensabile per poter aprire la conferenza di pianificazione insieme al quadro conoscitivo. Documento preliminare che viene approvato dalla Giunta e che detta le strategie e gli indirizzi di carattere generale e strategico ai quali poi il PSC si deve uniformare nello sviluppo e nella formazione del piano stesso. Perché dicevo prima che questa norma è perfetta per il caso Cecento? Perché noi abbiamo l'esigenza di integrare sia il documento preliminare sia il quadro conoscitivo di una serie di studi e di analisi che sono risultati carenti all'interno di questi studi. La presenza questa sera dell'ingegner Trufuca e dei professori Corlaita e Gulli non è casuale. Due aspetti particolari di grande carenza all'interno di quel lavoro riguardano appunto il sistema della mobilità, di cui vi parlerà l'ingegner Trufuca, esperto appunto in traffico e mobilità, e il sistema dei servizi, le cosiddette dotazioni territoriali o standard urbanistici, come meglio ognuno le può definire. Perché vi accorgerete dalla espressione dei nostri consulenti, dei nostri tecnici, che queste due analisi sono la base della formazione di un nuovo strumento. Senza conoscere quali possono essere gli sviluppi futuri sul territorio, pensando all'area vasta del sistema della mobilità, senza comprendere quelli che possono essere le connessioni tra i vari sistemi di mobilità e col sistema del trasporto pubblico locale, è evidente che è come costruire un edificio senza badare al progetto strutturale, al telaio in cemento armato. Così come non avere una cura particolare sin dall'inizio sul sistema delle dotazioni territoriali, partendo dalle infrastrutture a rete, per passare alle dotazioni in termini di spazi di sosta, verde pubblico attrezzato, attrezzature scolastiche, senza quindi avere ben presente qual è lo stato sicuramente deficitario dei servizi sul proprio territorio, frazione per frazione e quartiere per quartiere, è evidente che si rischia di costruire un piano senza alcun tipo di consapevolezza su qual è il livello di squilibrio che si rischia di peggiorare nel affrontare nuove ipotesi di aumento di carico urbanistico senza risolvere congiuntamente i problemi pregressi e quelli che si vanno evidentemente a creare.
La legge regionale 20 introduce all'interno della parte iniziale della legge, quella dedicata ai principi, un concetto che ci tengo a sottolineare, quello della sostenibilità e degli effetti della pianificazione. Questo è un tema che non potrà che essere ricorrente nel corso di tutte quante le nostre esperienze e tentativi di buone pratiche urbanistiche. L'articolo 6 della legge regionale 20 dice: al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, la pianificazione territoriale e urbanistica tutta, dal PSC all'UE all'OPOC, in particolare il PSC e il POC, può subordinare l'attuazione degli interventi di trasformazione alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi, oppure di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità, ovvero al fatto che si realizzano le condizioni specificatamente individuate dal piano che garantiscono la piena sostenibilità del nuovo intervento, quali la presenza di infrastrutture per la mobilità, in particolare sul ferro, magari qui al centro la ferrovia è stata soppressa, già programmato e esistente per favorire la mobilità e ridurre il consumo del territorio. Quindi questa norma, che ripeto, una norma di principio, è una norma base che deve, come dire, condurci sempre all'interno di ogni attività di pianificazione. Provo ad illustrare quale sarà il criterio di formazione della variante specifica al PRG in parallelo all'attività di revisione del PSC, per poi fare un'altra breve considerazione su quelle che sono le analisi ancora in corso, perché l'attività di pianificazione, tra l'altro a livello intercomunale, è stata un'attività importante e che merita un'analisi altrettanto importante, quindi non saranno sufficienti alcuni giorni per poter capire esattamente tutto il patrimonio comunque di cui abbiamo a disposizione. Tra quadro conoscitivo, documento preliminare, accordo di pianificazione sottoscritto tra gli enti e la provincia di Modena a seguito della chiusura di conferenze di pianificazione, e Ferrara è un lapsus freudiano. Per arrivare al piano strutturale adottato, che si compone di tante elaborazioni. Allora, per quanto riguarda la variante specifica PRG, della quale poi vi parlerà in maniera più dettagliata e più specifica l'ingegner Farina, che è al mio fianco, Oikos Ricerche, urbanista che si è occupato in passato di tante attività di pianificazione, sia i regimi di legge regionale 47-78 che già i regimi di legge regionale 2. La variante specifica PRG, dicevo, si ispira ad un articolo della legge regionale 20 che fa sempre parte di quella parte, come dire, iniziale di principi, che anche in questo caso vale la pena leggere. L'articolo 18, tanto famoso, a volte tristemente famoso, al punto che alcune varianti specifiche al PRG adesso hanno proprio questo titolo, no? Anche quella di 100 viene spesso denominata la variante specifica dell'articolo 18. L'articolo 18 in realtà non è una procedura di variante specifica al PRG, né tantomeno una procedura di formazione del POC. È uno strumento che nasce all'interno della legge regionale 20, soprattutto finalizzato alla formazione del POC e del piano operativo comunale, ma che, essendo una norma di principio, si è verificato, si è capito ormai a distanza di 10 anni di sperimentazione, che è uno strumento utilizzabile anche all'interno di procedure di varianza specifica al piano regolatore. L'articolo 18 dice: gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Leggi la coerenza anche col PSC adottato, anche e soprattutto col PSC adottato.
Gli accordi, continua l'articolo 18,1, possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Anche in questo caso mi piace sottolineare alcuni caratteri che questo tipo di strumento deve garantire. Imparzialità amministrativa, trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione. La precedente amministrazione ha pubblicato un bando. Questo bando, appunto, chiedeva ai proprietari privati di terreni inseriti all'interno del PSC adottato come terreni vocati alle future trasformazioni, quindi terreni suscettibili di edificabilità. Parlo di suscettibilità e di vocazione perché il PSC per definizione non è conformativo della proprietà, non assegna i diritti edificatori, ma garantisce, come dire, una possibilità che solo il POC poi può trasformare in effettiva edificabilità. Dicevo che questo bando invitava i proprietari dei terreni a fare delle proposte. A fare delle proposte ai sensi dell'articolo 18, che vuol dire proposte che dovevano, nella coerenza col PSC, però contenere degli elementi di forte, rilevante, dice la legge, interesse per la comunità locale. Sono state raccolte una ventina di proposte arrivate entro i termini, è stata fatta anche un'analisi, una sorta di prima istruttoria di queste proposte in funzione proprio anche del livello di coerenza con il PSC, dopodiché questo processo si è interrotto, non ci sono state le elezioni, è arrivata una nuova giunta, una nuova amministrazione. A questa variante ovviamente l'amministrazione vuole dare corso, però qual è il metodo che intende utilizzare a proposito di regole? In questo caso forse è più corretto parlare di criteri e di metodi che non di regole, perché gli esempi e le applicazioni di questo strumento si sprecano, sono le più disparate, ci sono tante interpretazioni e soprattutto tanti metodi che sono stati utilizzati. Noi già in occasione di una precedente esperienza, parlo di me e dell'ingegner Farina, che abbiamo già condiviso un percorso di questo tipo in un altro comune, abbiamo rigorosamente seguito le indicazioni che la Regione ha dato all'interno di un documento che individuava il metodo ideale, il metodo consigliabile per la formazione di strumenti urbanistici utilizzando lo strumento dell'articolo 18. Il metodo che vorremmo utilizzare, ripeto, già utilizzato, è questo. L'amministrazione comunale, al di là del giudizio di coerenza, che è evidente, si può già dare sulla base delle proposte pervenute, individua attraverso un suo atto di indirizzi, che potrebbe approvare la Giunta, quelle che sono le priorità, le famose urgenze di cui parla l'articolo 41, comma 4 bis della legge regionale 20, sempre. Perché è evidente che l'interesse pubblico, quindi la rilevanza della convenienza, tra virgolette anche economica, di una determinata proposta, non può essere l'unico o addirittura l'elemento fondante più importante posto alla base di una nuova previsione, perché vi rendete conto che sarebbe piuttosto poco urbanistico andare a prendere in considerazione un'ipotesi pur coerente col PSC, ma completamente avulsa da quello che è lo spirito di urbanizzazione graduale del territorio, solo perché questa è in grado di produrre in termini economici una maggiore convenienza rispetto ad un'altra previsione. Deve esserci necessariamente un disegno a monte dell'amministrazione comunale che individui priorità, urgenze e magari anche ipotesi di utilizzazione di quel cosiddetto contributo di sostenibilità, quella sorta di onere aggiuntivo, e lo metto tra virgolette perché è un termine che potrebbe essere molto molto discusso,
l'utilizzo di quel famoso onere aggiuntivo, quel contributo di sostenibilità che verrà richiesto ai singoli soggetti che aderiranno al progetto di piano regolatore invariante in funzione dell'aumento di valore che i loro terreni otterranno dall'introduzione all'interno di questa variante APRG e quindi dell'assegnazione di diritti edificatori. Non vado oltre perché meglio di me saprà sicuramente Roberto Farina a spiegare come nasce questo criterio e come si sviluppa nel corso dei mesi che serviranno per la formazione del piano. Quello che mi interessa però spiegare è il livello di forte interazione tra questo strumento e il piano delle opere pubbliche. L'articolo 30 della legge regionale 20, quello che parla dei contenuti del POC e della formazione del POC, lo dice in maniera espressa. Il piano operativo comunale, che ha valore quinquennale, deve uniformarsi, rendersi assolutamente integrato a quello che è il programma delle opere pubbliche, perché in quella logica lì valutazione delle carenze in termini di servizi e di infrastrutture, quindi di individuazione in termini di quali servizi, quali dotazioni sono più urgenti per il territorio, mettere in relazione gli oneri e quindi le risorse anche finanziarie che possono derivare dalla pianificazione urbanistica con gli oneri più tradizionali, oltre che i project financing piuttosto che i leasing e tutte le altre forme più nuove, più moderne di finanziamento delle opere pubbliche, serve per garantire sostenibilità a quel piano di opere pubbliche che l'amministrazione ha già individuato e programmato. Quindi l'idea è quella, attraverso questo atto di indirizzi, non solo di individuare quali possono essere dal punto di vista delle linee preferenziali, le aree con maggiore vocazione alla trasformazione in funzione di una valutazione di sostenibilità infrastrutturale soprattutto, e qui apro una piccola parentesi, tra gli ambiti che il PSC ha individuato come ambiti urbanizzabili ci sono ambiti di ogni natura, ce ne sono alcuni che hanno effettivamente una certa facilità in termini di collegamento e di allacciamento alle varie infrastrutture esistenti che possono garantire anche costi relativamente bassi in termini di infrastrutturazione e urbanizzazione, altri che lo sono meno. In questo periodo particolare di mercato piuttosto depresso, voi capite che anche la differenza di pochi euro a metro quadro di incidenza del costo di costruzione in termini di necessità di nuove urbanizzazioni può essere determinante per la convenienza dell'intervento o per il risultato che il comune si attende in termini di interesse pubblico. Quindi, come dicevo, questo atto di indirizzi della Giunta Comunale, oltre che occuparsi di quali possono essere gli ambiti con migliori e maggiori vocazioni alle trasformazioni, dovrà anche occuparsi di individuare a quali opere pubbliche finalizzare questa variante APRG. Ci si potrà poi arrivare in due modi diversi alla realizzazione e al finanziamento di queste opere pubbliche. Potrebbe essere che quella particolare opera pubblica si inserisca perfettamente all'interno di uno degli ambiti selezionati. Allora, in quel caso, si tratta di attuare un comparto che prevede, oltre che le normali opere di urbanizzazione primaria, anche un'opera di urbanizzazione secondaria e un'opera di urbanizzazione generale. Faccio l'esempio della palestra, che non è un esempio a caso, perché è uno di quegli impianti che previsti nel piano annuale del 2012 potrebbe essere finanziato anche attraverso l'uso di questa variante specifica PRG. L'altro metodo potrebbe essere un metodo invece di natura più compensativa. Nel calcolo della valorizzazione patrimoniale che la proprietà privata subisce, ottiene, per meglio dire, a seguito dell'inserimento della variante al PRG, l'amministrazione comunale trattiene una quota, una percentuale, in termini di contributo di sostenibilità, in virtù di quel principio che vi leggevo prima, no? I nuovi ambiti dovranno concorrere alla realizzazione di quelle opere che servono per poter garantire sostenibilità ai nuovi insediati,
E questo contributo di sostenibilità viene finalizzato attraverso un capitolo specifico di bilancio alla realizzazione e al finanziamento di quel particolare intervento. Ripeto, di questo vi parlerà nello specifico l'ingegner Fatina. Passo all'altro argomento, quello di carattere più generale, più importante, il PSC. Dicevo che l'analisi sul piano strutturale comunale adottato è ancora in corso. Da una prima analisi però, sulla base soprattutto delle riserve espresse dalla provincia, una serie di carenze, una serie di quindi integrazioni necessarie le abbiamo evidenziate. Innanzitutto manca il RUE. La legge 20 prevederebbe la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di ambiti: ambiti urbanizzati, ambiti urbanizzabili e territorio rurale. Chi assegna i diritti edificatori direttamente all'ambito urbanizzato consolidato e chi disciplina il territorio rurale dovrebbe essere il regolamento urbanistico edilizio. Quindi, fatti un po' di conti, circa l'80% del territorio comunale. In assenza di RUE, questa parte del territorio comunale è priva di disciplina. Sono assenti le schede d'ambito. La provincia lo rileva in maniera piuttosto convinta e giusta, a mio parere, ritenendo il piano strutturale comunale carente di quelle schede necessarie per tradurre in prescrizioni, in limiti e condizioni tutto ciò che è stato studiato nel quadro conoscitivo e che poi è stato tradotto in termini di strategie nel documento preliminare. Cioè, in buona sostanza, la riserva provinciale mette in evidenza una sorta di sconnessione tra uno studio sul territorio abbastanza approfondito che ha rilevato criticità ma anche opportunità e quello che è stato poi il piano strutturale comunale, che ha mantenuto invece un carattere troppo superficiale e non ha individuato all'interno di quelle che dovevano essere le schede d'ambito le necessarie prescrizioni che sono conseguenza di quelle analisi e di quelle criticità o opportunità evidenziate nel quadro conoscitivo. Mancano i criteri selettivi ai quali i POC dovranno attenersi nella scelta dei subambiti da mettere in attuazione nei prossimi quinquenni. Questo è un tema molto molto legato al criterio, al metodo che vi veniva prima illustrato sulla formazione della variante specifica al PLG. Secondo la provincia, e anche qui mi sento in assoluta sintonia, sarebbe già compito del piano strutturale comunale individuare non le percentuali di ritorno in termini di interesse pubblico sulla valorizzazione patrimoniale, che quello è giusto che sia il POC a farlo, ma quantomeno i criteri che, ispirati a un principio di trasparenza, di omogeneità e di equità, vanno enunciati sin nelle fasi iniziali della formazione del piano. Nelle norme di ambito mancano le condizioni necessarie per il superamento delle carenze infrastrutturali emerse nel quadro conoscitivo, con particolare riferimento a quelle carenze in materia di reti fognarie, acque bianche, acque nere, sistema depurativo, ma anche difesa e rischio difesa idraulica e quindi rischio idraulico. Mancano, per quanto riguarda il tema della viabilità e della mobilità, i riferimenti alla strumentazione dei programmi di natura sovraordinata, e questo è un tema di cui si occuperà l'ingegner Turca fra poco. C'è una grossa carenza sul sistema storico insediativo, il centro storico di Cento. La legge regionale è piuttosto chiara. Affida al piano strutturale comunale la disciplina del centro storico, lo chiama ambito storico, non più centro storico, ma parliamo sempre comunque della stessa cosa. Qui c'è stata una valutazione fatta sulla base molto probabilmente anche di una condivisione intercomunale che i centri storici, soprattutto dei comuni minori appartenenti a questo ambito, non avessero più di tanto bisogno di una disciplina particolareggiata. Tant'è che
il piano strutturale intercomunale rinvia addirittura a RUE la disciplina del centro storico. Ecco, secondo noi il centro storico di Cento merita assolutamente tutto il rispetto da parte del piano strutturale comunale. Non è possibile che un centro storico delle dimensioni e dell'importanza di quello di Cento affidi ad un regolamento la disciplina di un centro storico come se questo fosse in condizioni di assoluta perfezione, di assoluta naturale situazione di recupero, cosa che sapete meglio di me così non è. Ci sono ambiti del centro storico di Cento che necessitano addirittura di progetti di riqualificazione, ci sono fabbricati che a suo tempo furono stati classificati sulla base di determinate logiche e che oggi forse solo per la serie di anni che sono passati vanno rivisti e evidentemente aggiornati nella loro classificazione. Ci sono pezzi di centro storico che meritano addirittura dei programmi di riqualificazione. Questo non può essere compito del RUE, deve essere assolutamente compito del piano strutturale comunale. C'è una carenza anche sul territorio rurale, sono assenti le politiche di ambito ed è assente un censimento del patrimonio edilizio esistente. Questa è un'operazione complicata, molto dolorosa, ma che va quantomeno a livello di piano strutturale comunale impostata nel metodo della serie, almeno il criterio sulla base del quale censire il patrimonio edilizio esistente in centro storico va individuato. La definizione, per esempio, di incongruo che la provincia mette in risalto e appunto osserva non può essere affidato ad una semplice individuazione del RUE o definizione del RUE. Gli incongrui devono essere valutati in funzione del livello di impatto che creano sul territorio circostante, sui fabbricati vicini, a seconda del contesto più o meno urbanizzato, vanno verificati anche in funzione dell'attuale utilizzazione di quel fabbricato, se si tratta di fabbricati dismessi piuttosto che ancora in uso, caratteri questi che possono essere soltanto frutto di un censimento puntuale. Quindi la disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente può essere sì rimandata a RUE, ma a condizione che il piano strutturale comunale, con una scheda d'ambito piuttosto strutturata, spieghi con quali criteri e con quali metodi si andranno a censire questi immobili. Azzardo un'ipotesi, non è una previsione, come dire, già verificata e certa. Dal punto di vista procedurale potrebbe essere necessaria una ripubblicazione, cioè una riadozione del piano strutturale comunale. Questo sarà un elemento che l'amministrazione potrà valutare insieme alla provincia di Ferrara soltanto quando questa analisi sarà completata e soltanto quando ci saranno, come dire, quelle integrazioni e quelle implementazioni che contiamo di avere sul quadro conoscitivo, che produrranno sicuramente degli effetti nelle norme di piano strutturale comunale e nella definizione degli ambiti del piano strutturale comunale. La provincia aveva già evidenziato nelle sue riserve che questo piano strutturale era poco aderente rispetto al documento preliminare uscito dalla conferenza di pianificazione e condiviso attraverso l'accordo di pianificazione. Molto probabilmente dovremo ricondurci a quel documento e a quell'accordo per capire esattamente quale sarà il livello di modifiche, anche dal punto di vista della riperimetrazione degli ambiti, che sarà necessario fare. Siccome questo tipo di revisione potrebbe incidere sui diritti dei privati, e anche qui metto tra virgolette diritti ricordandovi che il piano strutturale comunale non è conformativo e non assegna diritti edificatori, però genera di sicuro aspettative, quindi dal punto di vista della possibilità da parte di questi soggetti eventualmente interessati dalle modifiche a partecipare alla revisione, molto probabilmente sarà necessario riadottare e ripubblicare il piano strutturale.
questo punto io passerei la parola all'ingegner Farina, che si occuperà nello specifico dell'illustrazione di questa variante al piano regolatore, che non avrà come tema solo ed esclusivamente il recepimento degli articoli 18. Ci sarà anche un adeguamento della disciplina particolareggiata del centro storico, perché ci sono alcuni aspetti che per motivi di urgenza verranno anticipati da questa variante specifica del PLG rispetto al PSC, e ci sarà molto probabilmente anche all'interno di questa variante un adeguamento al piano del commercio per recepire il piano commerciale provinciale, il POIC, e per adeguare e rafforzare la rete di commercio sia a livello comunale sia soprattutto a livello di centro storico. E qui le relazioni tra piano del commercio, disciplina particolare del centro storico sono tutte quante di sicuro di interesse. Grazie, buonasera. Io cerco di integrare rispetto alle cose già dette dal sindaco con alcune osservazioni, alcune considerazioni. Mi pare che le cose dette dal sindaco e dal presidente Codio siano già sufficientemente chiare in ordine agli obiettivi che si è data questa amministrazione rispetto a questa vicenda piuttosto complessa di revisione dello strumento urbanistico principale, che è il piano strutturale, e poi anche del completamento sicuramente ambizioso ma fattibile. Ecco, questa io una prima osservazione che vorrei fare. Circolano voci e opinioni che dicono che con la legge 20, la legge urbanistica regionale, i tempi di formazione degli strumenti urbanistici sono molto allungati nella nostra regione. Io penso che questo possa essere anche vero in certi casi, ma certamente non lo è necessariamente, non lo è per responsabilità della legge. La legge è uno strumento che può essere utilizzato più o meno bene, più o meno male, e se si lavora bene si possono realizzare in tempi ragionevoli questi, redigere questi strumenti. E noi siamo tra quelli che ritengono che la componente tempo nel processo di pianificazione del territorio, di governo del territorio, è una componente della qualità di questo processo. Non esiste un piano ben fatto, un piano efficace, se il tempo per redigere questo piano è un tempo non ragionevole, non ragionevolmente breve. È una contraddizione interna rispetto alle esigenze che ci pone la nostra società. È una banalità, ma insomma, in una società in trasformazione così rapida, avere degli strumenti per i quali occorrono molti anni per la loro formazione e il loro adeguamento significa rinunciare in partenza a una condizione di efficacia, di tempestività, che è una condizione assolutamente di qualità di questo processo. Quindi io dico, secondo le esperienze che abbiamo fatto in molte province della nostra regione, i tempi che questa amministrazione si è data sono impegnativi, sono severi, ma sono fattibili, quindi si tratta di lavorare bene, seriamente, anche attraverso un modello di partecipazione efficace che consenta di acquisire informazioni, opinioni, proposte, tempi nei tempi giusti, quindi anche di perfezionare lo strumento strada facendo, senza un procedimento, come dire, iterativo che spesso fa fare un passo avanti e due indietro e costringe quindi a faticosissimi percorsi correttivi. Detto questo, il processo, l'avete sentito, è piuttosto complesso, nel senso che l'amministrazione precedente è arrivata a un certo punto dell'iter di formazione dello strumento urbanistico. In prossimità di questo punto di arrivo, primo punto di arrivo, che è l'adozione del piano, ha ritenuto utile, necessario aprire un dialogo con la cittadinanza, con gli operatori, per acquisire proposte per la formazione del piano e anche per l'adeguamento del piano regolatore vigente in anticipazione del piano strutturale. E quindi ci ritroviamo questo, oggi si ritrova l'amministrazione questo prodotto, questo duplice prodotto: da un lato un prodotto
tecnico e amministrativo, che è un progetto adottato, quindi con una salvaguardia di gente. Anch'io ritengo che non dobbiamo essere... Sì, esiste una salvaguardia del piano strutturale, ma non è così stringente rispetto, per fortuna, dico aggiungo, ecco, rispetto agli obiettivi che si sta dando l'amministrazione, appunto per tutte le caratteristiche che già Carlo Pecoria ha evocato, insomma, ha richiamato il problema della salvaguardia del piano strutturale esiste, ma non è determinante in questa fase, per fortuna. Quindi c'è da un lato uno strumento che non è in una certa misura condiviso dal punto di vista politico, degli obiettivi e delle scelte di strategia da questa amministrazione, e non è condiviso palesemente, devo dire, dalla provincia, che è l'ente che poi deve questo strumento condividerlo di fatto con il comune. Voi sapete che è il comune che approva alla fine il piano strutturale, ma lo approva a seguito di una intesa raggiunta con la provincia, perché il piano strutturale evidentemente deve avere una piena, più che conformità, che è scontato, ma anche una piena condivisione, come dire, delle scelte strategiche del settore del territorio con quello che la provincia definisce nel suo piano di coordinamento territoriale. Quindi c'è un problema duplice, un problema di revisione nel merito di questo strumento, per i suoi contenuti, per le sue scelte strutturali, e c'è un problema di revisione probabilmente profonda di questo strumento in ordine alle riserve. Le riserve sono più che osservazioni, la provincia, esprimendo una riserva, esprime una condizione che, se non viene rispettata, non consente al piano di essere approvato, quindi è una condizione dirimente per l'approvazione. Quindi si ritrova da un lato questo piano che pone tutte queste problematicità e sul quale è necessario sicuramente mettersi al lavoro da subito, e contrariamente a quello che hanno fatto i vostri predecessori, mettersi al lavoro sul duplice binario, quantomeno, del piano strutturale e del regolamento edilizio. Anch'io voglio spendere una parola soltanto per questo fondamentale strumento di governo del territorio, che è il regolamento urbanistico, di cui si parla molto meno che del piano strutturale, ma che è in pratica lo strumento che quotidianamente i professionisti, gli operatori, gli uffici comunali adoperano, molto più quotidianamente che non il piano strutturale, il quale definisce, delinea un quadro di tutele, di strategie, di condizioni, è già stato detto molto bene, non sto a ripeterlo, ma insomma di regole, di indicazioni al RUE e al POC, che sono i due strumenti operativi. Il piano strutturale sta lì, come dire, è un quadro di riferimento che costituisce la guida per tutta l'attività quotidiana di pianificazione. L'attività quotidiana di pianificazione è fatta in primo luogo per circa, tu dicevi, l'80% del territorio, io dico magari anche il 90% degli interventi sono governati dal regolamento urbanistico edilizio. Quindi lavorare in modo complementare sul versante del regolamento urbanistico edilizio e del piano strutturale significa arrivare in porto. Non a caso la legge 6 del 2009 ha stabilito un criterio, come noi personalmente ci eravamo tenuti nei 10 anni precedenti, di applicazione della legge 20, cioè l'adozione contestuale dei due strumenti urbanistici. Perché i due strumenti urbanistici principali, PSC e RUE, entrando in vigore contemporaneamente, consentono al territorio sostanzialmente, al di là di quelli che saranno poi interventi più complessi, che vengano gestiti dal piano operativo comunale, però consente nella quotidianità, diciamo, ai nuovi due strumenti urbanistici di sostituire il vecchio PRG. Questo è il motivo vero per cui la legge 6 dice: attenzione, non potete fare come qualche comune ha fatto
negli anni tra il 2000 e il 2009 di approvare il PSC e poi di rimandare di molto o di poco all'epoca dell'adozione dell'euro. No, i due strumenti vanno adottati e approvati contemporaneamente. Quindi questo è un altro problema che credo che vada a questo punto affrontato nel modo corretto. Quindi la microscala e la macroscala è opportuno affrontarle insieme, le strategie, gli indirizzi, le indicazioni generali insieme alle indicazioni applicative della quotidianità è utile e opportuno affrontarle insieme, in modo da non perdere mai di vista il fatto che si parla poi di uno strumento che non è un disegno teorico ma deve avere un riscontro, quindi dire applicativo, concreto, di fattibilità anche nel quotidiano. E questo quindi è il primo problema che si pone nei termini che sono già stati detti, si pone nei termini che diranno i colleghi a proposito di due ambiti di lavoro importanti per i quali si è già ritenuto di dover, come dire, forse più che rivedere, rifondare in qualche misura anche un quadro di conoscenze, sempre da finalizzare agli obiettivi che ci si dà, quindi in questo senso è opportuna una riflessione in questa fase preliminare di impostazione del nuovo lavoro, è opportuno che tutti noi si vada a individuare sulla scorta dei primi documenti che già l'amministrazione ha redatto in proposito quella che è la finalità del lavoro anche di conoscenza. Non esiste una conoscenza che accumula dati, elementi, valutazioni in autonomia rispetto a un percorso progettuale. Stiamo parlando di un progetto di governo del territorio. A questo dobbiamo finalizzare lo sforzo di conoscenza e di comprensione dei fenomeni. Dobbiamo capire quali sono i problemi su cui è più opportuno approfondire la conoscenza in vista di un migliore capacità di progetto e di governo dei fenomeni e dei problemi. Quindi questo sul versante della costruzione di un nuovo strumento, di fatto, io ritengo che alla fine sarà un nuovo strumento, poi quanto si chiamerà revisione, cioè sono tutte cose che forse sono meno importanti, di fatto parliamo di uno strumento che nello spirito con cui viene forse predisposto dovrebbe presentare delle innovazioni sostanziali, almeno rispetto alle prime cose che abbiamo potuto vedere, certamente non si può che condividere dal punto di vista tecnico le indicazioni che l'amministrazione ha già dato su questo strumento adottato e che anche l'amministrazione provinciale ha espresso formalmente. Qualche parola invece più specifica su questa variante. Noi queste varianti solitamente le chiamiamo varianti di anticipazione e ci piace molto usare questo termine perché vogliamo sottolineare il fatto che non è una variante del vecchio PRG fatta per sostenere in qualche modo un traballante strumento che magari ha qualche o molte lacune, ma andrebbe visto al contrario, cioè come un modo che ha l'amministrazione, diceva bene Carlo Piacquadio, l'ultimo modo previsto dalla legge, durante il percorso di formazione del nuovo strumento, del piano strutturale e del RUE insieme, l'amministrazione se vuole, se ha bisogno di anticipare alcune scelte del nuovo piano strutturale, lo fa attraverso una variante. Quindi inserisce nel corpo del vecchio PRG degli elementi di novità che sono urgenti, che sono caratterizzati da una forte
componente di utilità pubblica e che si chiamano variante di anticipazione perché introducono nel vecchio piano queste innovazioni del nuovo, anticipano alcuni elementi nuovi, quindi non solo sono coerenti con il disegno, sono in qualche modo conformi, non contraddicono il nuovo disegno. Io aggiungerei, ma è una nostra valutazione, ma credo che sia nel segno nel senso che dà la legge a questa operazione, non solo dico devono essere non in contraddizione, ma devono avere la capacità di anticipare il nuovo strumento. Ecco che allora diventano utili e direi quasi necessarie addirittura. Perché se pensiamo a un percorso in cui i due principali strumenti diventano approvati, sono approvati e sono due anni, e poi pensiamo che alcuni interventi più complessi di cui presumibilmente si parla in questa variante richiederanno la selezione delle proposte per il POC, la formazione del POC, la stipula di accordi, la redazione di piani particolareggiati, probabilmente parliamo di operazioni che hanno un avvio in un tempo ragionevolmente vicino ai 3 anni da adesso, ma pensando a tempi molto scadenzati, molto tirati. E allora ecco che un'amministrazione che voglia dare un segnale di novità forte, un segnale anche di svolta rispetto ad alcune permanenze di modalità non più condivise di governo del territorio, ha la giusta ambizione di farlo prima, in modo da avere anche l'occasione nei confronti degli operatori, dei cittadini, dei professionisti, degli imprenditori, di segnalare un modo diverso di affrontare dei problemi, un modo diverso di progettare degli interventi, di condividere delle scelte. Allora ecco, se vogliamo fare questo, dobbiamo dare anche a questa attività di formazione di questa variante, a partire certamente da quelle proposte che sono pervenute, perché sono quelle lo spunto su cui lavorare, dobbiamo fare un lavoro istruttorio che è un lavoro, tra virgolette, di progetto di un pezzo del nuovo PSC e non un lavoro di verifica di una qualche conformità maggiore o minore con una norma piuttosto che con un'altra. E allora quel criterio che anticipava Carlo Piacquadio dicendo c'è un principio perequativo che la legge urbanistica regionale introduce come criterio di formazione degli strumenti urbanistici, quindi non un criterio accessorio, un criterio fondativo, che è la perequazione, che è il concorso degli interventi, di tutti gli interventi, al miglioramento della qualità dell'assetto del territorio. Questo è una questione cardine. Allora, lo dico quasi a mo' di battuta, però mi è capitato di leggere anche nelle considerazioni fatte dalla commissione che fu istituita per valutare queste proposte, che c'erano alcune proposte che non erano, dichiaravano un bilancio economico in perdita. Ecco, allora se così è, mi viene da dire la proposta non è sostenibile evidentemente dal punto di vista di chi la propone, ma dunque non credo che a maggior ragione sia in grado di sostenere la propria parte di concorso, come dire, al miglioramento dell'assetto del territorio. Evidentemente forse era un modo per sottolineare un'azione non speculativa nei confronti, no, della proposta, ma non è questa secondo me la chiave invece da interpretare, per interpretare queste proposte. La chiave è quella che
la proposta di un operatore che deve sottoscrivere un accordo con l'amministrazione deve essere una proposta economicamente vantaggiosa per chi la formula. Altrimenti che valutazione potremmo dare della fattibilità di quella proposta? Dovremmo darla negativa, evidentemente, se non ci fossero queste condizioni di fattibilità. Fattibilità tecnica e fattibilità economica. E la proposta deve essere una buona proposta anche perché è capace di dare una risposta a delle attese di investimento da parte del privato e anche evidentemente da parte della collettività. Viene scelta, viene inserita in una variante di anticipazione rispetto al futuro piano strutturale perché ha questa capacità di dare una risposta a un problema avvertito da una larga parte della collettività e anche di concorrere a quelle dotazioni territoriali che con le sole risorse a quell'adeguamento delle reti tecnologiche, a quell'adeguamento delle reti infrastrutturali, a quell'adeguamento dei servizi, che senza un concorso delle risorse private e delle risorse pubbliche da sole non sono certamente in grado di garantirci. Questa è la chiave. E questa è la chiave in cui il test costituito dalla variante di anticipazione è un test eccezionalmente importante perché dà modo al comune di predisporre una griglia di valutazione di queste proposte in termini di qualità specifiche di queste proposte, di selezione di queste proposte, selezione perché non è detto che le proposte siano tutte accoglibili allo stesso modo, evidentemente, rispetto agli obiettivi che ci si dà e quindi di anticipazione di quelli che saranno poi i criteri attraverso i quali il PSC e poi il POC definiranno gli interventi che via via saranno selezionati per la loro capacità nei vari quinquenni di realizzare gli obiettivi che si dà l'amministrazione. Quindi valuteremo insieme agli uffici e agli amministratori il quadro delle proposte che sono pervenute. Non valuteremo soltanto i documenti che sono pervenuti, ma probabilmente richiederemo in questo senso degli approfondimenti. Ci sarà un dialogo da aprire con questi operatori proprio per capire quali sono le condizioni di fattibilità, quali sono le intenzioni in ordine anche alla distribuzione nel tempo degli interventi, quali sono i benefici pubblici che talvolta vengono esposti genericamente, invece devono trovare una loro consistenza, una loro chiarezza, una loro formulazione definita. L'intento quindi è quello di fare di questa variante di anticipazione un'occasione vera, da un lato di dialogo con la cittadinanza e con gli operatori che per primi si sono fatti avanti in qualche modo richiedendo di anticipare degli interventi che si sentono disponibili di realizzare e per l'amministrazione di chiarire con i cittadini, con le forze economiche e sociali, con la componente politica della vita cittadina e con i tecnici quali sono le condizioni effettive attraverso cui questa intesa tra pubblico e privato può dare dei risultati di qualità. La vera novità che il POC introduce e questa variante di anticipazione la potremmo chiamare una specie di POC zero perché è una specie di prototipo di quello che sarà poi il POC al posto dell'avviso pubblico che farà il POC una volta entrato in vigore il PSC, c'è stato un avviso pubblico subito prima dell'adozione del PSC, però è comunque un avviso pubblico che consente di raccogliere delle proposte. I criteri di selezione vengono definiti prima, così come diceva Carlo, e anche questo è un fatto importante, bisogna che l'amministrazione dichiari sulla base di quali obiettivi e di quali criteri di efficacia valuto delle proposte. Questo consente di essere non solo trasparenti ma anche equi nella decisione, potendoci presentare quindi ai cittadini dicendo questo piano è fatto così perché persegue questi obiettivi, queste scelte sono fatte in ragione di specifici requisiti, specifici obiettivi. Quindi un test importante di dialogo, di approfondimento tecnico, di innovazione tecnica significativa,
con un principio guida che deve essere condiviso politicamente e tecnicamente, che il piano, il governo del territorio richiede un patto tra i cittadini e gli operatori e la pubblica amministrazione. Questo patto è che il territorio è fragile, ha dei problemi pregressi irrisolti in parte, non può sopportare nuovi carichi urbanistici, nuovo consumo di suolo, nuova urbanizzazione, se non in ragione di esigenze specifiche, documentate, di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, di risposta alle esigenze di sviluppo socio-economico, ma anche di equilibrio, di sostenibilità ambientale, di miglioramento della sicurezza, delle condizioni di qualità del territorio. Se queste condizioni ci sono, se si trova un equilibrio economico tra queste esigenze e le giuste attese di remunerabilità degli investimenti che si devono fare sul territorio da parte dei privati, se questo equilibrio c'è, e l'intenzione dell'amministrazione deve essere quella di ricercarlo, questo equilibrio evidentemente, ma perseguendo quegli obiettivi, se questo equilibrio c'è, il patto si può facilmente definire, se c'è questa consapevolezza reciproca. Se invece si ritorna indietro all'attesa di una valorizzazione, come dire, attraverso una scelta pubblica, attraverso una scelta urbanistica, una valorizzazione economica che in qualche modo mette la proprietà e l'operatore privato nella condizione di dover essere obbligato ad alcuni avversamento di oneri, di opere di urbanizzazione primaria, ma di disinteressarsi tutto sommato delle ricadute ambientali e sociali e sui servizi, sulle infrastrutture di carattere più generale, se questa è l'attesa, probabilmente la risposta non può che essere quella di arrestare questo processo di appesantimento di questo squilibrio sul territorio. Io credo che un'amministrazione consapevole in questo momento non possa che dare questo tipo di risposta. Noi vediamo nelle esperienze che abbiamo fatto che questa novità introdotta dal POC, questa capacità con il POC e, aggiungo, con questa variante, di entrare nel merito della qualità degli interventi proposti, di entrare nel merito dei progetti che si propongono, dei benefici che si introducono sul territorio per effetto di questi interventi. Questa novità è una novità molto spesso condivisa e quasi, vorrei dire, attesa dagli operatori, perché tutto sommato questa possibilità intanto di essere messi sullo stesso piano dopo una stagione in cui, diciamo la verità, momenti di negoziazione, momenti di trattativa ce ne sono stati tanti, quello che è mancato spesso è una visione strategica, una visione di coerenza complessiva del disegno, di capacità di mettere le condizioni dei diversi interventi in situazioni paragonabili, in situazioni eque dal punto di vista dell'impegno economico richiesto. Ma se viene a esserci questo, ci troviamo di fronte molto spesso a una disponibilità al dialogo molto maggiore, perché il sacrificio richiesto al singolo intervento è un sacrificio condiviso, è un sacrificio di cui si comprende la finalità. Spesso il reinvestimento che si chiede, cosa si chiede di fatto? Un reinvestimento sul territorio di una parte di quei benefici, di quelle rendite che venivano se no incamerate dalla proprietà per effetto di una scelta urbanistica. Una parte di queste devono essere reinvestite sul territorio. Non sono anche benefici alla qualità poi dell'investimento che si fa sul territorio? Spesso sì. Chi farebbe oggi un quartiere residenziale che porta nuove famiglie in una parte della città pensando che a quelle famiglie che comprano quegli alloggi, alla domanda su dove potranno andare a studiare i bambini, non si sa bene cosa rispondere perché la capacità della rete dei servizi scolastici è già oggi in sofferenza rispetto agli abitanti esistenti. Ecco, dobbiamo trovare un modo per conciliare questi obiettivi e per rendere anche
gli investimenti che si fanno sul territorio remunerativi anche per chi li fa. Ecco, l'ultimissimo passaggio, non so se sono stato chiaro in questo senso, è un lavoro importante che ci attende, è un lavoro di valutazione di merito, di approfondimento, di definizione insieme all'amministrazione di queste linee guida per la selezione di questi interventi, e penso che possa dare dei buoni risultati, proprio perché avere questo patrimonio comunque di proposte è un modo di iniziare un lavoro che insieme guarda al particolare, ma non perde di vista il quadro di riferimento e quindi il quadro delle strategie e del disegno da dare all'assetto del territorio, che è una cosa fondamentale. In questo si inquadrano anche le due questioni che citava l'ingegner Piacquadio, che sono quelle sicuramente da rileggere in questa logica, che hanno un filo di continuità con le cose che stavo dicendo. Una rivisitazione, anche questa come anticipazione di alcuni contenuti, non sarà una rivisitazione in senso anche questo complessivo, però penso che riusciremo a introdurre in una disciplina particolareggiata del centro storico, che ha dei momenti di rigidità e dei momenti di mancata funzionalità, dei momenti di incoerenza rispetto agli obiettivi che un pochino abbiamo già anche enunciato qui, ecco, credo che riusciremo a introdurre dei correttivi utili a far decollare delle iniziative che hanno degli elementi di pregio, di qualità, di valore e che possono aver bisogno di rimuovere alcuni ostacoli che non vanno a toccare, anzi valorizzano, per carità, forse rafforzano in certi casi il sistema delle tutele sulle qualità del patrimonio edilizio e urbanistico del centro storico. Però rispetto alle possibilità di uso, ad esempio, alle possibilità di microtrasformazione, a una certa flessibilità nella concezione del progetto in rapporto al tessuto esistente, quando il progetto è di qualità, quando l'intervento è rispettoso del contesto, insomma, forse questa possibilità di questi nuovi strumenti di entrare un po' di più nel merito delle intese pubblico-private, della qualità del progetto, dell'intervento, ci consente di abbandonare una logica un pochino ragionieristica, come dire, della visione del governo di queste parti così delicate di territorio. Così come sul commercio abbiamo ormai 10 anni di riforma abbondanti, di riforma del commercio alle spalle, con forme di commercio in sede fissa, con forme di liberalizzazione che anche nel centro storico possono trovare dei momenti di qualificazione, di valorizzazione, perché il commercio è una componente fondamentale della qualità del territorio, in particolare delle aree centrali. E quindi ci sembra che queste tre operazioni insieme possono costituire un buon campo di prova per costruire un nuovo sistema di pianificazione. Grazie. Buonasera a tutti, prometto di essere estremamente breve, anche perché il mio ruolo di tecnico esperto della mobilità si occupa appunto di un aspetto settoriale, per quanto importante, come dicevo prima, della vicenda complessiva del piano strutturale, ma pur sempre appunto di supporto, non mi occupo al pari del sindaco di Carlo e di Roberto del cuore dell'oggetto, ma appunto di delle cose che servono perché questo oggetto copra nel modo più corretto possibile tutti gli aspetti, compresi, e si possa fondare su un quadro della mobilità robusto. E volevo partire proprio da una considerazione che faceva Farina, che mi sembrava particolarmente interessante, quando diceva: ma un operatore davvero poi alla fine è contento se scopre che il suo insediamento poi porta famiglie che non sapranno dove mandare i figli a scuola? La stessa cosa evidentemente, forse anche con maggiore immediatezza,
è replicabile per quanto riguarda il tema dell'accessibilità. Un nuovo quartiere, un gruppo che non sa poi come relazionarsi con il resto del territorio in modo corretto, in modo sicuro, in modo confortevole, in modo di accoglienza, ecco, certamente nasce con un livello di qualità e quindi anche di valore economico intrinseco decisamente più basso. Ma allora il tema è da dove si deve partire per fare in modo che il ragionamento sugli ambiti di trasformazione, sugli ambiti di sviluppo possa fondarsi, possa riconoscere quali sono gli elementi di qualità anche nel sistema dell'accessibilità. Però qui devo fare una parentesi, chiedo davvero scusa rispetto agli estensori del lavoro svolto per il pochissimo tempo che ho avuto per guardare, per approfondire gli elementi, le carte, i documenti che sono stati prodotti, e quindi anche potrei, come dire, essere un po' audace non del tutto giustificato nel identificare alcuni piccoli problemi che ho trovato nella redazione di questi documenti che, come diceva prima Carlo Pierpaolo, richiedono un minimo di integrazione del lavoro svolto. Diciamo che quello che mi pare di una grandissima sintesi, ma anche negli elaborati di settore, alla fine sia una visione strategica delle grandi componenti del sistema della mobilità e di come queste principali componenti devono potersi integrare, questo sia a livello di scala vasta che a livello poi più specifico di zone urbanizzate dense, in particolare del capoluogo. Quando dico queste cose, dico in realtà una cosa estremamente semplice: manca cioè l'identificazione, almeno non è chiara l'identificazione di quale sia il telaio portante della viabilità su scala vasta, della viabilità portante, come questa poi si innesti e si intersi con la viabilità portante di scala urbana e all'interno delle frazioni più importanti, come questo telaio portante della viabilità a sua volta si integri o non si integri con il sistema della ciclabilità portante, che è uno degli elementi fondativi e che deve essere visto come uno degli elementi fondativi del sistema della mobilità complessiva del comune, come ancora questa cosa si integri con le polarità fondamentali del trasporto pubblico. Cioè quando in assenza, cioè di un disegno chiaro dei telai portanti, dei sistemi della mobilità, non abbiamo proprio i riferimenti fondamentali per organizzare il pensiero attorno poi alle questioni di sviluppo urbanistico del territorio, quindi non solo settoriali proprio del sistema della viabilità, ma anche proprio degli sviluppi urbanistici. Quindi questo è, credo, il primo, più importante, più urgente lavoro che da svolgere, con dei tempi che peraltro devono essere tali da consentirci proprio di affrontare già nell'immediato la riflessione non solo tra l'altro sugli sviluppi urbanistici, ma anche su questioni che oggi sono in modo pressante sui tavoli. Pensiamo semplicemente al tema della Cispadana e di come centralissimo sia appunto una chiarezza di vedute su quali siano i rapporti tra gli innesti, le relazioni del territorio e della viabilità con questa grande opera, così come dobbiamo avere già presente da subito questo tipo di riferimento quando ad esempio ragioniamo su interventi di razionalizzazione, di potenziamento, di riqualificazione dei nodi viabilistici interni alla città di Cento, che sono all'interno della programmazione dei lavori pubblici della città, piuttosto che associati a interventi urbanistici, ovvero ancora a come andare a proseguire nell'attività corrente di gestione, banalmente, del sistema del traffico all'interno della città. Quindi, diciamo, un lavoro che dovrà certamente anticipare il più possibile una serie di visioni, quantomeno, per poter
fermare un attimo il quadro di riferimento e impostare su questo quadro di riferimento poi anche sia dei successivi necessari approfondimenti, ma anche dare già da subito delle indicazioni, delle indicazioni importanti. Pensiamo ad esempio, proprio per esemplificare quale sia l'importanza di avere questa visione della gerarchica del sistema del sistema di abilità, l'impatto, quando dovremo ragionare sulla gestione dell'impatto che una strada ha, una provinciale ha su una frazione, ben diverso sono le strategie che potremmo pensare di mettere in campo in funzione del livello gerarchico che questo tratto stradale assume all'interno di questo disegno che avremo confezionato. Se Corporeno è attraversato dalla SP66, cose diverse, parità anche di traffico, se invece stiamo ragionando su una frazione attraversata da una provinciale che assume ruoli e significati differenti. Poi in termini progettuali insomma, avremo esiti possibili ben diversi. Ecco, questo lavoro quindi deve avere una parte tra virgolette eroica, perché deve arrivare veramente nell'immediato a sbozzare questi primi disegni per poi comunque confermarli, consolidarli, approfondirli sulla scorta di un lavoro di analisi conoscitiva che anch'essa mi pare non sia sufficientemente stata svolta all'interno del lavoro fin qui svolto, anche perché avremo bisogno di numeri un po' più precisi anche qui per capire come muoversi rispetto in particolare all'evidenza di una serie di criticità che pure nei documenti del piano sono correttamente identificati. Faccio un esempio per tutti, sul tema del nuovo attraversamento del terzo ponte è da valutarsi sulla scorta di una serie di ragionamenti consolidati, canonici, molto molto, cioè molto chiari, che devono valutare l'effettiva fattibilità e convenienza economica, tecnico-economica a impegnarsi in un'opera il cui impegno è particolarmente significativo. E questo mi dà anche il testo per avanzare un'altra piccola riflessione. Noi non siamo, come sembra quasi inutile doverlo dire, non stiamo progettando lo sviluppo territoriale come lo faremmo 20 anni fa. Siamo in una situazione totalmente differente. Il quadro delle risorse che sono poi realmente disponibili e attivabili per far fronte ai problemi sono enormemente inferiori. Uso un avverbio a ragion veduta, enormemente inferiori, stiamo parlando di ordini di grandezza inferiori rispetto a quelli che quali eravamo abituati a ragionare fino a poco tempo fa, e più ancora, mi viene da dire, importante diventa sempre di più il tema del risparmio del suolo, del non consumo di suolo. Quando noi, in particolare da tecnico del settore, so perfettamente, pur non essendo un urbanista, che con le mie strade faccio molta più urbanistica di un urbanista. Dove si collocano nuove strade e spesso il luogo dove si collocano poi evidentemente le nuove tensioni insediative, e quindi ogni azione in questo senso deve essere ben consapevole delle forze reali che si mettono poi in gioco. Non si tratta di far semplicemente girare meglio le mani, bisogna anche sapere a che cosa si mette in movimento, scegliendo una soluzione rispetto a un'altra, scegliendo una soluzione di variante rispetto a una soluzione gestionale. In fondo a questo lavoro poi esiste il problema della scala. Abbiamo parlato dei grandi telai, dei grandi sistemi di governo dell'accessibilità. Sappiamo benissimo che in fondo a questo ragionamento, che è pur significativo come abbiamo visto di grande rilevanza per quanto riguarda il governo degli sviluppi dei ragionamenti urbanistici, che devono confermarsi, concorrere, integrare, comunque contribuire o rispettare questo tipo di disegno, a formare o rispettare questo tipo di disegno, abbiamo poi
il tema della gestione corrente del traffico, dello sviluppo quindi dello strumento di settore che abbiamo sicuramente in mente come, come esito di questo volante, perché i temi della gestione assumono delle valenze assolutamente paragonabili, se non addirittura ancora più importanti e più pregnanti che non il tema della stretta infrastrutturazione. Quindi la revisione dello strumento di gestione del traffico, dell'accessibilità soprattutto delle aree urbane dense sarà l'inevitabile chiusura di questo ragionamento. Per compiere questo percorso, e qui chiudo questa brevissima comunicazione, avremo davvero bisogno di aprire un tavolo di riflessione specifica di confronto con la città, con le sue frazioni, con tutte le sue presenze, davvero approfondito. Quindi fin d'ora ci diamo, come dire, su queste specifiche questioni appuntamenti, non un solo appuntamento, ma direi quasi un tavolo di lavoro per tal quale poter operare assieme, che era appunto arrivare alla configurare uno strumento davvero condiviso e capace di affrontare tutti i problemi importanti della città. Direi che al momento non ho molto altro da aggiungere. Grazie. Il mio discorso è molto semplice, perché noi universitari abbiamo una doppia dimensione, in particolare il sottoscritto, una professionale e una cosiddetta accademica. Forse l'accademica è vista da molti come astratta, e altrettanto da molti è vista la professionale come eccessivamente collegata a quelle che sono le strategie del tempo e delle opportunità. Ma in realtà la combinazione di queste due figure porta sempre a una partecipazione diversa a riunioni come questa. Perché se è vero che è molto importante la struttura normativa che è stata illustrata con grande precisione dal dirigente dei lavori pubblici del nostro comune ed è stata sutteggiata nei suoi caratteri politici in modo efficace dal sindaco, è altrettanto vero che quando si parla di futuro tutto ciò che è oggi presente rischia di essere inattuale. Questo è uno dei primi elementi da portare all'attenzione quando si parla di piani. I piani si fanno pensando a ciò che manca, non si fanno mai pensando a ciò che è opportuno ci sia in più. E questo è un problema tattile che poi drammatizza la novità. La novità è recepita come uno shock. Io spero che il piano strutturale del vostro comune abbia proprio anche una caratteristica in più, quella di pensare che i servizi cambiano. Pensate cos'era la realtà di 10 anni fa, quando è uscita la legge 20, più o meno. Internet che cos'era? Cos'erano i social network e che cos'è oggi la formazione? La formazione 10 anni fa erano le categorie della scuola. Oggi siamo sicuri che è la scuola che forma di più i nostri figli, quelli che sono dotati di capacità elettroniche molto migliori delle nostre. Già questo problema vi fa capire come quando si affronta il tema dei servizi si affronta un tema del grande passato che bisogna risolvere in modo tradizionale. Allo stesso tempo bisogna avere la certezza che ha una proiezione in un futuro dove il punto interrogativo è quello forse più dominante. E se c'è questo discorso del punto interrogativo,
c'è anche l'entità impalpabile dello spazio. Lo spazio dei piani è uno spazio bidimensionale. Lo spazio del futuro sta diventando sempre più tridimensionale. Dentro questi due spazi si muove il tempo. Ed è il tempo quello che noi abbiamo come regola di coordinamento. È infattibile in tempi controllati. Quindi i piani strutturali, soprattutto comunali, sono molto responsabilizzati al fare, all'attuare e a rendere attuabile il previsto. Ovviamente l'imprevedibile non può essere pensato e introdotto. Però qui c'è una cosa, scusate, ma almeno così allentiamo il clima burocratico eccessivamente specialistico di questo incontro. Però qui c'è da ricordare cosa facevano gli antichi del tempo passato. Gli antichi del tempo passato erano in una condizione molto simile alla nostra di questi giorni. Come ricordava il sindaco, è verissimo. Noi non abbiamo oggi una stabilità di visione del futuro. Siamo in una condizione di transito. Pensate alla quotidianità di comunicazioni nel campo economico che ci cadono sulla testa e anche alla loro contraddittorietà. Cosa facevano gli antichi? Avevano un'ottima idea. Là dove c'era un servizio, pensavano che quel servizio, se aveva un successo, probabilmente poteva replicarsi. Lasciavano uno spazio vuoto. La grande novità dello spazio vuoto è una novità scioccante per la pianificazione burocratica, perché tutti gli spazi devono avere una destinazione. Beh, io credo che una pianificazione del piano di servizi prudente deve essere leggermente, non dico molto, ma leggermente sovradimensionale. Primo. Secondo, non deve essere assolutamente legata solo alle categorie di servizi che conosciamo. Perché se è legata solo alle categorie di servizi che conosciamo, ci chiudiamo la porta davanti ai servizi nuovi, ai servizi del futuro. Poi nel caso centese, poi concludo, lascio la parola Luca Gulli, che così sapientemente ha mantenuto i rapporti con l'amministrazione. E io credo che un piano strutturale come quello di Cento, per la sua natura geografica, abbia una responsabilità provinciale nota, che è quella nei confronti della provincia di Ferrara, ma ha anche una necessità di collegamenti ovvia con la provincia di Bologna, perché in fondo il territorio comunale di Cento è incuneato in quello della provincia di Bologna. È inutile negare l'evidenza, vero? E questo fatto porta sicuramente a un rispetto delle prescrizioni regolamentari della provincia di Ferrara, ce ne passa altro, ma porta anche sul piano logico alla necessità di vedere che cosa sarà questa provincia metropolitana, quella che poi coprirà il cuore della regione e avrà dei ruoli sicuramente ignoti tanto quanto la pianificazione strategica di un'area metropolitana. Tenete presente una valutazione che ricordano, solo 5 minuti ancora e ho finito, una valutazione che ricordano tutti i miei amici romani. Bologna è una città metropolitana ma è grande come un quartiere di Roma. E quando si parla di metropolitano per Roma è parlare di un certo tipo di metropolitano, quando si parla di metropolitano per Bologna è un altro tipo. Ed è un tipo di metropolitano che è inedito nella cultura, anche forse europea, perché i rapporti fra le città metropolitane cosiddette intermedie o medio-piccole, per usare i termini correnti, sono dei rapporti molto più stretti di quelli che ci sono in Emilia. Facciamo un esempio, tra Bologna e Modena, sapete, l'aeroporto di Bologna all'estero è definito aeroporto di Bologna-Modena. Vado a dire i modenesi e vedrete che reazione hanno.
Ecco, di fronte a questi fatti non possiamo dire che Bologna e Modena sono due quartieri di una unica città metropolitana lineare, perché ci sono i campanili, ci sono le tradizioni, le banche che separano questi due mondi. Ecco, allora l'ultima piccola notazione. Noi ci interessiamo, quando facciamo piani di servizio, dello scheletro delle comunità insediate. Costruiamo cioè i presupposti perché tutto il resto possa funzionare. Spero che abbiate la sensibilità tutti di capire che costruire scheletri non avendo gli abbadi giusti non è una cosa molto intelligente, quindi bisogna avere sicuramente le dimensioni dell'abadio entro cui inserire il nostro scheletro, ma bisogna anche avere la consapevolezza che questo oggetto probabilmente subirà delle trasformazioni nel tempo molto forti. Concludo con una valutazione concreta, che è questa. Forse è meglio non prevedere ciò che non si può fare, perché è inutile creare delle aspettative che poi non si rispettano. Questo perché le esigenze del passato sono moltissime e quelle del futuro ignoto sono forse anche di più. Se noi allora promettiamo delle soluzioni e delle presenze strategiche che non possiamo materialmente realizzare in tempi controllabili, probabilmente falliamo nel processo strategico di pianificazione. Ho finito adesso, se il sindaco ritiene opportuno, un piccolo riassunto, non so, forse. Ci abbiamo a concludere, quindi siamo andati un po' debordanti fino adesso, ma credo abbiamo messo un po' a fuoco il concetto che stiamo cercando di descrivere, quindi questo è l'ultimo intervento prima delle conclusioni. Io farò un intervento soltanto di tipo descrittivo su come si è impostata questa collaborazione tra il Comune e l'Università. E che per quanto riguarda la parte che svolgeremo noi all'università all'interno del Dipartimento e anche all'interno di un'esperienza didattica di laboratorio, qua ci sono alcuni gruppi di studenti che vi lavoreranno, e ci occuperemo di quello che principalmente l'università sa fare e può fare, cioè la ricerca. E quindi prima di tutto esamineremo, metteremo al vaglio lo stato di fatto che costituisce attualmente sia tutto il quadro informativo che c'è nei documenti adottati, ma anche integrandolo con una ricognizione sul campo di magari ulteriori criticità e fabbisogni che si sono fatti avanti in questi ultimi anni. E questo porterà un documento che è stato illustrato più volte, sarà ancora una volta ibrido rispetto a quello che era il documento del piano di servizi della vecchia legge e invece quello che è previsto dalla nuova legge, che è più mirato e specifico alle aree di trasformazione. Ma in realtà, come ha detto il collega Piacquadio, le due cose si sovrappongono nel momento in cui questo comune, questa amministrazione intende portare avanti una strategia che sia programmatica e operativa assieme. E l'ultima cosa che mi sento di dire è che questo lavoro che faremo di analisi, ricognizione, valutazione e disamina di tutto quello che rientra nel piano di servizi, poi si avvarrà di una immissione all'interno del sistema informativo territoriale del comune e che quindi il nostro lavoro avrà l'appoggio fondamentale dei tecnici che lavorano e che ci hanno dato tutta la loro disponibilità, che mi sento di ringraziare. Questo poi renderebbe effettivamente un lavoro che necessariamente ha carattere di urgenza,
però passibile di integrazione e approfondimento, e quindi questa parte di tipo programmatica e operativa assieme potrà svilupparsi con approfondimenti di ricerca successivi. Grazie. Siamo alle conclusioni, solo per tirare le fila di quello che è stato il senso di questa serata, ma credo sia stato assolutamente evidente. Cioè, abbiamo volato abbastanza alto, ma con l'idea di darvi un'idea innanzitutto di quelli che sono i protagonisti e i professionisti che nel prossimo periodo disegneranno assieme all'amministrazione comunale la città di Centro nelle sue evoluzioni. Dall'altro lato, il senso vero di questa serata sta nell'espressione che ha usato l'ingegnere Farina, quello di dire andiamo a siglare un patto tra l'amministrazione, i tecnici e la cittadinanza per scriverlo assieme questo nuovo strumento urbanistico, e soprattutto abbiamo individuato in maniera direi abbastanza precisa quelle che sono le due fasi principali, e mi è piaciuto molto come ha voluto dire, cioè, ha detto sia di studio che operativo assieme, cioè lavoreremo sul doppio binario in maniera parallela, tenendo conto che abbiamo da un lato l'esigenza di ragionare bene e dotarci di tutti gli strumenti anche partecipati per comprendere meglio possibile, al meglio possibile come quali sono i confini e i contorni della città che stiamo provando a disegnare, ma abbiamo bisogno anche di farlo abbastanza rapidamente, perché i tanti professionisti che sono in sala sanno anche che abbiamo l'esigenza di far ripartire questa città anche dal punto di vista urbanistico. Quindi dobbiamo cercare di fare presto e bene, si dice che mal si conviene, noi dobbiamo cercare di smentire un proverbio che dalle nostre parti è assolutamente conosciuto e radicatissimo. Io ringrazio quanti sono rimasti sino alla fine, a dimostrazione del fatto che il livello tecnico delle relazioni ha meritato l'attenzione per una serata importante. Prometto il preannuncio, ed è una promessa, non una minaccia, che questa sarà la prima di una serie di occasioni di confronto nelle quali scandiremo gli step di questo percorso diciamo urbanistico, sia nella fase variante che nella fase definizione del nuovo PSC. Grazie a tutti e buonanotte.